dedicata ai rigori fuori uso. Allora, vi dico subito che questa sezione non ha avuto grosse modifiche, ma si è trattato più che altro di correzione, diciamo, di errori o dimenticanze rispetto, diciamo, alla precedente versione. Diciamo rapidamente, faccio un po' il riassunto di come va compilata e magari vado ad evidenziare invece quelle che sono le novità, che come ho detto sono poche. Allora, da dove nasce l'obbligo? È stato ampiamente illustrato dalla dottoressa Laraia. I veicoli fuori uso sono un flusso di rifiuti che è soggetto a rendicontazione e alla Commissione europea e soprattutto al rispetto degli obiettivi di recupero e riciclaggio. Per questo motivo, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva europea, si è scelto nel recepimento italiano di individuare il MUD come strumento per la rendicontazione di questi dati. E quindi è stata poi il modello unico allora vigente, è stato integrato già a partire dal 2003 per la comunicazione relativa ai dati 2004 con la sezione veicoli fuori uso, che però oggi, diciamo, ha una veste abbastanza diversa da quella originale, che è stata ritoccata, diciamo, varie volte e che diciamo, oggi ha un aspetto abbastanza stabile. Devo dire che gli operatori ormai si sono abituati alla compilazione di questa sezione e a meno diciamo, di specifici punti, la sezione viene compilata ormai in maniera abbastanza corretta da tutti gli operatori. Allora, dicevo, l'obbligo nasce dal DLGS 209. I soggetti tenuti alla compilazione sono quelli che gestiscono questi rifiuti ed in particolare i veicoli rientranti nel campo di applicazione che sono gli L2, M1 ed N1. La sezione si compone di una serie di schede e dei relativi moduli. Le schede sono la scheda autodemolitore, rottamatore, frantumatore e i moduli sono quelli relativi al ricevuto da terzi, al destinato, al vettore e al vettore di trasporto e il modulo gestione. Quali schede deve compilare un soggetto che gestisce questo tipo di rifiuto? Allora, intanto, come è stato ampiamente illustrato nei precedenti interventi, va compilata la scheda autorizzazioni e questi impianti, in particolare, devono an andare a compilare le parti relative alle date di rilascio delle autorizzazioni o comunicazioni e all'eventuale possesso di certificazione ambientale. Anche questo è un obbligo che prevedeva la comunità europea, cioè a livello europeo quando si fa il questionario biennale di comunicazione su tutti i dati relativi a questa tipologia, a questo flusso di rifiuti, la comunità europea richiede anche le informazioni relative agli impianti che sono dotati di certificazione ambientale e richiede quanti impianti hanno autorizzazioni, il tipo di autorizzazione degli impianti presenti nello Stato membro. Quindi per questo motivo la dichiarazione MUD è stata integrata con queste informazioni. Poi, a seconda della tipologia di impianto, la sezione si compone delle schede autodemolitore, rottamatore e frantumatore. È stato chiarito, mentre nelle iniziali versioni della sezione veicoli non era chiaro, che qualora lo stesso impianto, quindi la stessa unità locale, vengano effettuate sia l'operazione di autodemolizione che quella di rottamazione, deve essere compilata unicamente la scheda autodemolizione per evitare la duplicazione dei dati, proprio perché nei primi anni ci siamo trovati molte dichiarazioni duplicate, per cui è stato diciamo, un lavoro non da poco andare ad isolare gli impianti per fare il censimento. E poi l'ultimo anello della filiera, che è il frantumatore, che ha la sua scheda dedicata ed è proprio la deve compilare, questa scheda deve essere compilata da tutti i soggetti che effettuano proprio l'operazione di frantumazione delle carcasse già bonificate.
Come diceva il dottor Bottari questa mattina, in particolare per questa tipologia di impianti, c'è il problema della separazione dei flussi. Separazione dei flussi perché gli impianti, diciamo, a questi impianti arrivano dei veicoli già trattati, spesso anche sottoposti ad adeguamento volumetrico, per cui loro hanno un'oggettiva difficoltà nel separare i flussi ricadenti nel 209 rispetto a quelli non ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva europea. In più c'è anche un altro problema: siccome questi impianti spesso ricevono anche altre tipologie di rifiuti e di rottami, addirittura alcuni ricadenti nel 150, quello del 151 dei RAE e altre tipologie di rifiuti rottami ricadenti, diciamo, nel 152 più in generale, devono fare un'ulteriore separazione di flussi per rendicontarli in maniera separata. Quando, diciamo, si è posto questo problema, abbiamo cercato di studiare come rendergli la vita più facile. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che si poteva procedere con delle stime, perché, diciamo, il modo più facile era quello. Quindi anche in questo caso la dichiarazione viene fatta sulla base di stime, quindi è, diciamo, una dichiarazione che viene resa proprio ai fini della contabilizzazione per gli obiettivi da comunicare alla Commissione europea. E, diciamo, rispetto all'altro anno, nella tabellina delle istruzioni, dove sono indicati i soggetti che devono presentare la scheda, mi riferisco alla scheda out, per comunicare cosa, è stato reinserito, diciamo, la dicitura privati che l'altro anno era saltata e aveva creato un po' di problemi. Vediamo rispetto alla scheda out, che è, diciamo, il primo anello della filiera, che cosa è cambiato. Praticamente niente, la scheda è rimasta esattamente la stessa. Quindi è sempre divisa in due se grosse sezioni che rappresentano l'entrata e l'uscita dall'impianto. E rispetto all'altro anno, sono stati semplicemente inseriti quei due codici che vedete cerchiati, che sono il 160199 e il 160601, che nella precedente versione del MUD erano saltati. Quindi è stata una correzione, diciamo, più, sì, sostanziale, però non di logica della scheda. Come tutte le altre sezioni del MUD, anche questa sezione funziona utilizzando il codice fiscale come identificativo univoco del soggetto, per cui in tutte le schede va riportato il codice fiscale. E però, diciamo, nella scheda out, rispetto a tutte le altre tipologie di rifiuti, nasce il problema della quantificazione del rifiuto in entrata, perché gli autodemolitori non sempre sono dotati di pesa, anzi, nella maggior parte dei casi la pesa non ce l'hanno. Quindi, per la quantificazione del codice 160104 in entrata all'impianto è necessario applicare quanto dice la decisione europea, la 25.293, sul calcolo del peso del veicolo. E diciamo, la quantificazione va fatta quindi sulla base del peso del veicolo in servizio indicato nel documento di immatricolazione, privato del peso del conducente e del carburante. Quindi, qualora l'impianto non sia dotato di pesa, deve applicare, per evitare, diciamo, una indicazione eccessivamente soggettiva, l'indicazione che noi diamo è quella di applicare pedissequamente quello che dice la decisione europea, almeno diciamo, la quantificazione, visto che non deriva da un dato oggettivo di pesa, difetta almeno per tutti gli impianti nello stesso modo. Ecco questo. Nel caso in cui il soggetto gestisca altri rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione del 209, mi riferisco ad altri veicoli, ad esempio autobus, ad esempio motorini e quant'altro, ovviamente deve separare i flussi. Questo è molto importante perché ci consente di identificare in maniera specifica, diciamo, le percentuali di recupero e riciclaggio da assegnare al flusso che è monitorato dalla Commissione europea. Anche nella parte del rifiuto prodotto nell'unità locale
si compila esattamente nello stesso modo rispetto all'altro anno ed è stato introdotto il codice 160109 che era saltato. Allora, la scheda, come dicevo, fino a questo punto è rimasta esattamente invariata. C'è anche questa parte dove c'è una sorta di riepilogo delle attività, dei moduli. Questo diciamo, serve per consentire all'operatore di fare una conta, diciamo, dei moduli che allega, in modo da non sbagliarsi. Il riepilogo delle attività è diciamo, una sorta di bilancio dell'impianto. Allora, questo è molto importante perché la decisione europea prevede che il reimpiego venga proprio calcolato per differenza fra entrata ed uscita. Quindi, inserendo questa parte della scheda, noi in sostanza chiediamo all'operatore di verificare il bilancio dell'impianto. Ecco, questo è il punto più critico della dichiarazione dell'autodemolitore, perché diciamo, dall'analisi dei mood dei singoli soggetti, purtroppo spesso ci accorgiamo che i bilanci degli impianti non tornano. Su questo abbiamo fatto delle migliorie aggiungendo le quantità in giacenza dell'anno precedente. Prima abbiamo inserito solo la giacenza del 160104, adesso anche degli altri rifiuti, e quindi la cosa è migliorata. Però devo dire che forse l'impressione che ho io, diciamo, quando poi mi relaziono direttamente con i soggetti che compilano il MUD, è che forse non viene data abbastanza importanza. Non si fa abbastanza attenzione proprio in fase di compilazione a fare il bilancio dell'anno, cioè utilizzare il registro di carico scarico in maniera che tutto quello che viene registrato in entrata e in uscita venga riportato esattamente nel MUD. Vediamo perché, ecco, è importante per quello che vi dicevo, cioè la decisione europea prevede proprio che il reimpiego venga calcolato, che rientra nell'obiettivo di recupero della materia, venga calcolato per differenza tra le entrate e le uscite, e quindi è fondamentale che diciamo, l'operatore presti attenzione in fase di compilazione al bilancio del singolo impianto. La giacenza. Anche qui non è cambiato niente, deve essere la giacenza nella casellina di giacenza deve essere contemplato soltanto quello che rimane a fine anno. Abbiamo separato semplicemente il 160104 dalle altre tipologie di rifiuti, perché poi l'obiettivo va calcolato sul peso del 160104, quindi è molto importante sapere a fine anno quello che non viene recuperato di quel codice. E questa, diciamo, è la novità più eclatante della scheda, che però diciamo, non presenta sostanziali differenze rispetto a quelle che sono state già descritte nella mattinata per le altre sezioni. Semplicemente qui forse è stato più facile, non so se siamo stati bravi, ma mi sento di poter dire che insomma, è stato un po' più facile individuare i materiali in uscita. Perché appunto stiamo parlando di impianti specifici e quindi diciamo, la casistica era molto meno ampia. Da questo punto di vista devo dire che gli impianti che gestiscono autoveicoli sono stati un po' dei precursori, perché sempre, sin dalla, mi sembra, seconda versione del MUD veicoli, era stato già da sempre inserito il Proler, proprio perché essendo un flusso, diciamo, monitorato dalla Commissione europea, era necessario andare a valutare esattamente tutte le quote che venivano avviate al recupero, e il Proler era una parte sostanziale di questo materiale. Con l'entrata in vigore del 184 ter e quindi l'applicazione della direttiva, l'implementazione della direttiva nella normativa nazionale, ovviamente abbiamo dovuto cambiare l'impostazione, perché non si parla più soltanto di Proler ma di tutti i materiali end waste o comunque MPS, e quindi abbiamo modificato la scheda coerentemente, diciamo, con quello che è stato fatto nelle altre sezioni.
Ho riportato esattamente quello che dice il 184 ter, e cioè che dice proprio che questi materiali sono da computarsi ai fini del calcolo dell'obiettivo, quindi è per questo che sono state inserite queste sezioni materiali secondari. E per quanto riguarda la scheda ROT, diciamo, non è cambiato niente. Questa scheda deve essere compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni, diciamo, a valle della messa in sicurezza, quindi che non ricevono 16.0104, ma ricevono o la carcassa già sottoposta a bonifica o le componenti che vengono ulteriormente trattate ai fini del recupero e riciclaggio. Quindi il rottamatore, diciamo, è una figura intermedia. Si è scelto di inserire questa scheda proprio perché questi impianti, essendo una sorta di intermediari fra autodemolitori e frantumatori, noi nel calcolo degli obiettivi cerchiamo di isolarli per evitare una duplicazione dei dati. Vediamo nel dettaglio che cosa è cambiato. Dicevo, praticamente niente, la compilazione va fatta esattamente come veniva fatta negli altri anni, è stato semplicemente inserito anche qui il codice 16.0199 che nella precedente versione del MUD era saltato. Stessa cosa per il rifiuto prodotto nell'unità locale, il 16.0109 che non c'era. Ah, una cosa che diciamo noi abbiamo sempre dato come interpretazione, che è assolutamente importante nella compilazione, sono le quantità di rifiuti 16.0106, cioè delle carcasse già sottoposte a bonifica, che devono essere che sono state sottoposte anche ad adeguamento volumetrico, quindi con la pressa, eccetera, devono essere assolutamente dichiarate col codice 16.0106, questo ai fini della rendicontazione, perché ci è capitato spesso che in alcune province venisse rilasciata un'autorizzazione con un codice 1912 a questi materiali, a questi rifiuti. Questo ci ha creato tantissimi problemi di contabilità, perché non riuscivamo a capire se questi 1912 derivassero da veicoli 209 o no. Di fatto poi il rifiuto è sempre lo stesso, viene solo sottoposto ad adeguamento volumetrico, quindi non si capisce perché debba cambiare la codifica CER. Su questo abbiamo fatto anche svariati pareri come ISPRA, anche come APAT. La seconda parte della scheda dei rottamatori è esattamente identica a quella degli autodemolitori, quindi vado velocemente. Anche in questo caso c'è il riepilogo dell'attività che deve funzionare per verificare il bilancio di massa dell'impianto. E anche qui c'è la scheda materiali, sulla quale non mi dilungo perché è esattamente identica a quella degli autodemolitori. Poi se c'è qualche domanda specifica. La scheda frantumatori, la maggior parte delle cose ve le ho già dette, quindi deve essere dedicata soltanto a quegli impianti che effettuano l'operazione di frantumazione. Questi impianti in molti casi, se ricevono anche ovviamente rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, devono compilare due schede, la scheda FRA per i veicoli e la scheda TRA RAE per i veicoli afferenti al flusso dei RAE. Quindi mi raccomando, insomma, questo è molto importante. Anche nella scheda FRA è stato reinserito il codice 16.0109, sia nella parte in entrata e rifiuti in entrata, sia nella parte dei rifiuti in uscita. È stata eliminata ovviamente la voce quantità di rottame, primo perché ci siamo accorti, diciamo, sulla base delle osservazioni che sono giunte l'altro anno, che era un campo inutile perché di fatto era una sorta di somma già contenuta nei dati precedenti. E quindi abbiamo semplificato, diciamo, l'abbiamo eliminata. Sono stati, questo già dall'altro anno, inseriti i codici 1912 in uscita all'impianto, proprio per contabilizzare tutte le tipologie di recupero, però è molto importante che queste codifiche, quindi del 1912-03, 1204, 05 e 08, siano utilizzate esclusivamente nel caso in cui l'impianto effettui operazioni di post-frantumazione.
Quindi ci sono dei rifiuti che derivano da un'ulteriore separazione che l'impianto effettua a valle della frantumazione del veicolo. E anche qui c'è la sezione di riepilogo di tutti i moduli e la sezione conclusiva di riepilogo dell'attività che serve appunto per fare il bilancio. Andiamo avanti, l'ultima scheda è quella dei materiali che funziona esattamente come in tutte le altre, come le altre due schede, quella dei rottamatori e degli autodemolitori. Ovviamente ci aspettiamo che in questo caso le quantità maggiori di materiali derivino proprio da questi impianti, per cui che il grosso diciamo sia a carico di questi impianti qui. I moduli funzionano esattamente come quelli delle altre sezioni, comunicazioni rifiuti, imballaggi e RAE, e cioè c'è un modulo RT di ricevuto da terzi nel quale vengono indicati tutti i soggetti dai quali si prende il rifiuto, indicando il numero progressivo e il codice del rifiuto. La destinazione funziona esattamente nello stesso modo, deve essere indicato il destinatario finale, mi raccomando il destinatario finale e non il trasportatore, perché altrimenti ci troviamo nei moduli di R tutti i trasportatori e non sappiamo mai qual è la destinazione finale del rifiuto, questo è un altro dei problemi che abbiamo rintracciato. Nel modulo di R-VEIC tant'è che è inserito l'operazione di recupero al quale si manda il rifiuto. Questa è stata inserita perché, essendo appunto veicoli un flusso soggetto a monitoraggio, viene computato nell'obiettivo anche quello che viene recuperato all'estero e quindi per facilitare il conteggio, perché ovviamente i soggetti che hanno sede legale all'estero o che operano all'estero non fanno il MUD, l'indicazione della destinazione da parte dell'autodemolitore, del rottamatore o del frantumatore ci aiuta a fare una contabilizzazione più corretta. E anche diciamo, questa parte della scheda serve anche di controllo, anche per il semplice rifiuto che viene destinato ad esempio ad un impianto di discarica nel nostro territorio, perché normalmente io vado a verificare che la discarica nella dichiarazione comunicazione rifiuti abbia ricevuto ad esempio il FLAF da quel frantumatore, quindi diciamo serve un po' anche per ricollegare le due sezioni, per fare una sorta di tracciabilità, anche se un po' manuale rispetto a quella che dovrebbe essere poi del SISTRI. E il modulo MG è quello, come per le altre sezioni, nelle quali vengono descritte le singole attività di gestione dei rifiuti, che normalmente sono quelle, scusate questo si vede malissimo, comunque sono quelle che vengono riportate normalmente nell'autorizzazione degli impianti. Rispetto alle precedenti versioni è stata eliminata la casella che indicava la preparazione per il riutilizzo, perché ha creato molti problemi di duplicazione dei dati. In fase di elaborazione ci siamo accorti che dichiaravano la stessa quantità con più operazioni, quindi diciamo la preparazione per riutilizzo andrebbe correttamente indicata nell'operazione R12, così in questo modo si compila una volta sola ed evitiamo di trovarci lo stesso rifiuto dichiarato più volte. L'operazione di smaltimento è rimasta esattamente identica. E poi il deposito definitivo effettuato nell'unità locale e l'adiacenza. Questa parte qui anche è esattamente la stessa. E poi abbiamo il modulo del vettore. Questo modulo è molto importante perché ci consente un po' di monitorare anche i trasportatori, cioè vengono individuati i trasportatori a cui questi rifiuti vengono dati. È molto importante perché negli ultimi anni la Commissione europea ha molto focalizzato l'attenzione su, ad esempio, il trasporto di questi rifiuti sull'import-export. Ci sono state molte denunce alla Commissione di trasporti non proprio leciti, cioè
fatti uscire come rifiuti e poi riutilizzati in paesi, Africa e quant'altro come veicoli. Allora, su questa cosa, la Commissione europea sta elaborando una serie di modalità per cercare un po' di verificare i flussi. Siamo ancora molto lontani, non hanno ancora capito come fare, eh. Però ci hanno chiesto una serie di informazioni. Poi noi, diciamo, come sistema italiano siamo abbastanza avanti agli altri, perché avendo il PRA abbiamo la registrazione, cioè negli altri paesi funziona in maniera un po' diversa e quindi hanno avuto una serie di problemi pure nella rendicontazione, perché non gli tornava il certificato di rottamazione, di radiazione, non tornava col numero di veicoli dichiarati a fine vita. E quindi da lì è nato. Sono nati molti problemi. Nel nostro caso questo non può succedere perché viene dichiarato a fine vita, diventa veicolo fuori uso e quindi diciamo le due cose si intrecciano abbastanza bene. Proprio per un sistema che noi avevamo già prima dell'entrata in vigore della direttiva veicoli, quindi da questo punto di vista un po' ci siamo salvati. E basta, io ho finito qui, poi magari dopo possiamo approfondire se c'è qualche domanda. Adesso l'ingegner Mariotta ci parla dell'ultima sezione, che è quella imballaggi.